Buonasera amici ascoltatori di Live Social, siamo sempre su Radio Veronica One. Questa sera siamo in compagnia di Franco Sacconier, fotografo presso Studio Sacconier. Buonasera Franco. Buonasera. Da quanto tempo è fotografo? Da tanti anni, diciamo che metà degli anni 90. Uh-huh. Mm. Perfetto, qual è stato il percorso che l'ha portato appunto al mestiere di fotografo? Ma è iniziato con una passione, anche se all'inizio fotografavo paesaggi prevalentemente, poi nel tempo c'è stata un'evoluzione, comunque sono partito da lì. Di cosa si occupa in questo momento a livello di genere? Adesso spingiamo molto sulle fotografie di gravidanze, di mamme in attesa e di bambini neonati, classico newborn, quello che quindi tutto diciamo, il percorso appunto durante la gravidanza e anche poi il dopo. Esatto, sì, e poi ovviamente bambini che crescono, famiglie, sono le cose che in questo momento mi piace fare. Per cui anche temi legati all'affettività. Certo. Perfetto, molto bene Franco. Come si riesce a cogliere raggiungere la naturalezza di una foto risulta spesso particolarmente difficile, nonostante il concetto risulti abbastanza semplice, in quanto solitamente ci si mette in posa, magari soprattutto anche durante situazioni particolari. Come si raggiunge invece comunque sia una soluzione più semplice, più naturale? Ma intanto lasciando che il soggetto si ambienti bene in studio, chiaro che se sono adulti forse ci vuole un po' più di tempo, magari certo. I bambini a volte si fa prima, a volte è quasi impossibile perché dipende un po' da si come si muovono tantissimo, bisogna vedere un po' dalle situazioni, di volta in volta è diverso, però lasciando i giusti tempi all'evoluzione del rapporto tra fotografo e soggetto, in genere si ottengono dei buoni risultati in breve tempo. Perfetto, molto bene. Franco, utilizza filtri o comunque sia utilizza per esempio il fotoritocco? Sì, adesso si usa molto il fotoritocco, anche se venendo dalla scuola analogica, diciamo dall'inizio, si cerca di creare già delle immagini che siano già abbastanza a posto in partenza. Poi ovviamente il fotoritocco si usa sempre perché c'è sempre qualcosa che, essendoci la possibilità, viene anche la voglia di farlo. Perfetto, quali sono le tecniche che utilizza? Per esempio se utilizza la camera oscura, adesso c'è stato per esempio un nuovo boom di questa tecnica, oppure non le piaceva particolarmente già? Ma no, a me sinceramente non è mai piaciuto molto, anche perché ci ho vissuto per parecchio tempo. Fa male alle mani? Non è tanto per quello, era più non dico che fosse claustrofobia, ma era un po' di noia. E il fatto che ora col digitale si usi la camera chiara o Lightroom, quello che può essere i programmi di adesso, per me è un grosso vantaggio. Io trovo che sia molto meglio poter lavorare alla luce, anziché al buio, appunto. Voi disegnate con la luce, non con il buio. Esatto. Perfetto, molto bene Franco. Perfetto, molto bene Franco. Quali sono però i contenuti pubblicati sulla sua, sulle sue piattaforme web, sul suo sito, per esempio? Ma diciamo, ovviamente si pubblica il meglio, quello che sono le foto più riuscite o più accattivanti. Sono comunque immagini che devono così attirare l'attenzione delle persone che le vedono. Perfetto, molto bene. Veniamo invece magari ad un argomento quasi dal punto delle tonalità più artistiche, premo ovvero sia di foto stampate. Qual è magari la sua impressione? Che cosa può dare una foto stampata in più rispetto alla foto digitale? Vabbè, a volte può sembrare più bella la foto digitale vista sul computer, però c'è il rischio che possa andare persa, per cui si consiglia sempre di stamparle, perlomeno le più importanti. Oggi si usano molto i fotolibri, che sono comunque dei ricordi, sono delle raccolte di momenti, di situazioni molto importanti che stampandole rimangono nel tempo e sono emozioni che si possono rivivere anche dopo tanto tempo. Certo, a questo punto amici ascoltatori lascerei i contatti del nostro Franco, il numero da chiamare è il 338 413 8901, l'indirizzo è via Carlo Alberto 53 10090 San Giorgio Canavese, il contatto Facebook è Fotostudio Sacconier, sito web www.fotosacconier.it, Instagram Franco Sacconier, infine l'indirizzo mail è franco@sacconier.net. Noi ringraziamo il fotografo presso lo studio Fotosacconier, Franco Sacconier. Buonasera Franco, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi e buonasera a tutti.